Oggi siamo all'interno di Palazzo Bracci Pagani. Pochi giorni fa è stata inaugurata la mostra dal titolo Le cose, idee, visioni ed oggetti, realizzata da Andrea Giomaro. Che cosa vediamo al suo interno? Cose. Perché uno mi chiede che lavoro fai, appunto, qual è la qualifica? Mica lo so, io faccio cose. Dopo queste cose, a seconda del contesto, assumono un valore. Ma in generale un po' l'arte moderna è così. Duchamp prese il pisciatoio, lo tolse dal bagno, lo mise in un museo e divenne opera d'arte. Quando faccio una testa mossa, una roba del genere, sembra una roba da depravati. Caravaggio li dipingeva e è diventato un artista. Lì per lì, tra l'altro, l'hanno anche scomunicato perché faceva ste robe. Diciamo che faccio cose. Dopo, queste cose possono essere usate nei diversi contesti. Principalmente le usiamo, le cose che faccio, per il cinema, televisione, teatro, per lo spettacolo. Dietro le sue spalle c'è una maschera dedicata al carnevale. Questo pezzo l'ho realizzato apposta per la mostra. Si chiama appunto Carnevale. Carnevale. Perché? Perché etimologicamente la parola carnevale, diciamo, potrebbe avere due origini, che però il significato è lo stesso. È carne levare, oppure dal latino carnevale, perché ave atque vale era l'antico saluto romano, quindi salutare la carne. Perché? Perché subito dopo il carnevale arriva la quaresima, quindi devi togliere la carne. Allora a me questa cosa di togliere la carne mi ispira molto, infatti ho preso la tradizione fanese, ho fatto una maschera di carnevale con la carta pesta, che è appunto per omaggiare la tradizione fanese, e gli ho tolto la carne. E cosa ci trovi sotto? Ci potevi trovare tante cose, lo spirito del carnevale. No, ho trovato il teschio, di solito sotto la carne c'è il teschio, e quindi diventa una sorta di memento mori fotonico. E poi ovviamente quando ogni volta che io mi ricordo memento mori, ricordati che devo morire, sì, mo me lo segno, diceva Troisi, e quindi riconduce sempre a un'idea cinematografica che mi piace riportare un po' in tutti i pezzi. In questa sala, per omaggiare il carnevale, c'è anche un quadro dedicato al Voulon. C'è un quadro dedicato al Voulon e la locandina, diciamo è partito tutto dalla locandina. Qualche anno fa realizzai questo quadro del Voulon alla Flora, che è presidente della carnevalesca, è piaciuto molto, ho detto ah dai Giomaro, c'ho qualcosa da dire, e gli facciamo fare la locandina. Quest'anno ho fatto la locandina, che è stata presentata a Bruxelles, no? Per la presentazione del carnevale come bene immateriale, e quindi avevo fatto, oltre ai coriandoli e le caramelle, anche i broccoletti di Bruxelles, no? In queste esplosioni di oggetti, il Voulon che corre, e ho riportato questo disegno che omaggia un po' il Voulon, ma anche un ipotetico Vitruvio, un Voulon vitruviano, diciamo. E chi non ha visto E.T. per televisione? Io l'ho visto, di solito quelli della mia età lo hanno visto. E.T. è molto importante per me, non solo come film, ma per quello che rappresenta, perché E.T. è stato costruito, inventato e costruito da Carlo Rambaldi, che è il mago degli effetti speciali italiani, il padre. E noi Carlo Rambaldi tendiamo a dimenticarcelo, poveretto ci ha lasciato qualche anno fa, ma ha vinto 3 Oscar, uno per E.T., uno per Alien e uno per King Kong. Io conobbi il lavoro di Carlo Rambaldi quando avevo 12 anni, a 13 anni conobbi proprio Carlo Rambaldi, perché andai a una sua mostra a Ferrara, e 10 anni dopo ero allievo di Rambaldi all'Accademia Europea di Effetti Speciali, e quindi se facevo la mia unica mostra ci doveva essere un qualcosa che ricordasse Rambaldi, e quindi ho riprodotto E.T.